Io sono Dino Parrotta e sono un attore teatrale, oltre che regista e drammaturgo. Sono un appassionato di commedia dell'arte e in questo si avvicina la mia passione per la maschera del carnevale di Farinella. Farinella fondamentalmente è una maschera giovane. La maschera è nata nel 1954 ad opera di Mimmo Castellano ed è nata da una necessità, cioè il carnevale di Putignano fu riconosciuto a livello nazionale come carnevale importante e quindi era necessaria la creazione di una maschera, perché l'indicazione era di questo personaggio, fantomatico personaggio, che chiamavano Afaronod, la Farinella appunto, che era un cantastorie che si divertiva a raccontare storie, stornelli in rima, un avvinazzato della città, era un personaggio colorito del paese. Allora Castellano crea questa maschera con un costume variopinto, qui io ripongo il cappello. La necessità di indossare la mezza maschera nasce proprio dal desiderio di dare un'identità alla maschera, perché ovviamente questo cappello senza la maschera non sono Farinella, posso essere chiunque. Conserva nel viso l'aspetto rubizzo del contadino, con il naso grosso, le sopracciglia irsute. Altro simbolo della maschera sono tre sonagli al collo, che simboleggiano i tre colli su cui sorge Putignano. In realtà è più vicino allo stemma della cittadina di Putignano, perché negli stemmi più che tre colli stava ad indicare tra le colline. Tra l'altro uno degli aspetti tipici della maschera che ho inserito è questo sacchetto. Questo sacchetto in dialetto viene chiamato avolz ed era un sacchetto di tela, proprio come questo, che contiene appunto la farinella, lo sfarinato di orzo e ceci. È un alimento abbastanza diffuso nel sud-est barese storicamente, ma perché strettamente legato soprattutto a Putignano? Una delle motivazioni storiche è sicuramente che nei primi del Novecento Putignano era un paese poverissimo, veramente molto povero. Il pane era carissimo, la farina costava tanto, tra l'altro ci furono anche dei dazi sulla farina. Quindi l'unico modo, l'unico alimento veramente economico della comunità putignanese era appunto la farinella. Per questo poi si sviluppa in modo particolare. I contadini questa se la portavano con sé, proprio perché era un alimento nutriente, immediato, leggero e pratico, che poteva essere consumato in vari modi, con la frutta, col sedano, solo con l'acqua, con l'olio, col sugo, insomma, i vari utilizzi. È carnevale nonostante la pandemia, ma questo non ci toglie l'allegria. Andrà sempre tutto bene. Sì, per fiducia e perché a Putignano e il coriandoli scorrono nelle vene. Ciao ciao, arrivederci a Putignano, a chi è vicino e a chi è lontano.